Hello guys, io sono Shem ed eccoci su Ghost. Ci eravamo lasciati qua l'ultima volta dopo la nostra terribile morte che ci porterà a tanta tristezza ed esolazione. Possibilmente evitando di entrare in questa stanza con il nostro robot perché non si sa mai che cosa potremmo incontrare. Oh my god. Capriola veloce, usa la capriola per muoverti velocemente con i robot controllati che sono lenti. In più il talento urgenza di Ghost più tardi movimenti del robot più lei. Ok. No. Fu. Diciamo semplicemente fu. Questo è un problema. Perché purtroppo se non rotolo bene questi raggi laser mi aprono il teretano. Ok. Ok. Allora, per arrivare là devo essere veramente veloce. Ok. Ce l'ho fatta. Aia. Non ci provate, maledetti. Ok. Allora, con questo mega robottone invece torniamo un attimo di sopra. Perché ci sono questi antipatici da eliminare. Nessun altro? Ah, ok. Meglio così. Ok, possiamo andare di qua. Hello. Come va la vita, ragazzi? Ah, non c'è nessuno. Credo di avervi eliminati tutti allora. Allora, che cosa ci danno le anime di questa stanza? Qualche altro power up che potrebbe essermi utile? Oppure delle riparazioni? Power up, power up, power up, power up, power up! Riparazione. Notate che continuo a dimenticarmi di attivare il draghetto ogni volta che torno in partita. E questo è un problema. Ok, sono arrivato qua dove c'è un altro di questi cosi. Spegni anche questo. Eh? What's up, Shadow? Boss, we have a problem. Our agents Eva 5, Eva 8, and Eva 12 are behaving strangely. They're asking odd questions to our customers. Damn, them too. Something's going wrong in Nakamura. Shadow. Sneak into Nakamura's facilities in Tokyo and find out what's going on. Yes, boss. Potremmo avere un possibile futuro nemico? Di doverci occupare? Ma... Ehi, ti ho trovato, segreto! Ormai me li sento, i segreti sono qua intorno. E perché se lo sta chiedendo? No, non sto usando... Non ho usato una guida per trovare i kick. O almeno non per ora. Verrà il momento probabilmente che lo farò, ma vi avviserò. Per il momento li sto trovando puramente a botte di chiurlo. E tra l'altro non era un geek, ma era un normalissimo oggetto. Togliamo tutti i power up che ho. Ok. Andiamo avanti. Cioè, o per meglio dire, torniamo indietro. Cosa dobbiamo fare adesso? Per meglio dire dove dobbiamo andare? Contatto, o per meglio dire. Sto continuando a ripetere sta frase. Voglio i colpi che rimbalzano di nuovo. O anche i colpi a ricerca. Guarda che bella quest'arma, guardala. Che gira e fa tutto lo sporco lavoro. Senza che io mi debba impegnare minimamente. Potrei, ma non lo faccio. Mi stai dicendo, ma perché non hai fatto il coso qua? Perché per il momento vorrei evitare. Di fare allarmi non necessari. Ok. Laser disabled. Ok, perfetto. Sta arrivando l'ascensore. Arriva.
Ah, eccolo. C'è l'ascensore. Ah, devo riattivarlo per scendere. Ah no, devo fare così. Ok. Qua i laser però ci sono ancora. Laser disabled. Ok. Andiamo a vedere un po' cosa c'è di qua. Prima, nemici. E una porta chiusa che probabilmente aprirò utilizzando uno di questi simpatici robottini. What? Ok. Aia. Aia. Basta. Che maledetti. Ma perché mi sparano? Sono un vostro alleato, sono un dottore. Perché mi sparate? Ole 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 ole. No. Oh. Posso prendere il controllo di uno di questi? Assolutamente no. E perché sono tornato al mio robot come un pirletta? Ok, qua devo rotolare continuamente. Ok. Ok. Ok, dovrei essere arrivato. Sì. Paffete. Perfetto. Mi sei stato molto utile, corpo. Ah! Allora, alti raggi laser. Da evitare. Saltellando. Non c'è niente qua. Scommetto che se ci sono delle anime le attivo andando... No, no. Vabbè, andiamo avanti. Allarme obbligatorio. Sì, obbligatorio. Boh, è un allarme di livello 2, non che sia esattamente un grosso problema. Guarda, a lungo andare questi allarmi, se non sono di livello alto, diventano quasi noiosi da fare. Ah, l'ho hackerato quello. Buono. Ok. All complication. Mi ha pure colpito l'infame, avete notato? Dove è finito il mio cursore? Ah, eccolo. Ok. E anche questi nemici sono stati eliminati. Dammi il mio tesoro. Che sono? Banane esplosiva. What? Spara una banana esplosiva che legge i nemici circostanti al contatto. È un lanciagranate a forma di banana. Velocità di fuoco. Sparo più veloce. Ok. Dove sono finito sto giro? Qua in un posto X. Ci sono delle anime? Sì, ci sarebbero delle anime. Ok, uccidiamo un attimo questi tipi ops. Ho fatto un danno, forse. Perché mi servivano forse qui i robottini. Ok, c'è qualche cosa da rompere? Non mi sembrerebbe. Allora andiamo avanti. Ma Shane, hai scelto le anime, lo so. Lo so, verrà il momento che le recupererò. Ok, attiviamo una nuova stampante, quindi abbiamo un nuovo checkpoint. Andiamo di qua. Potrei aver fatto una piccola... Non vorrei essere volgare, ma... Cacata. Perché qua... Ah. Qua mi serve che rimanga un robot. E devo utilizzarne un altro. Ok. Non avete visto niente. Per... Ok. Torniamo a questo. Dicevo per passare. Separiamoci.
torniamo a questo, che mettiamo qua. Come tecnicamente dovrei fare? Così. È stato facile. Io pensavo che difficoltà enorme. Ciao amico. Aia. Io sono super forzuto. 4000. La vostra energia non può contrastarmi. Inutile robot. Ok, torniamo a noi. Muori. Eliminiamo il mega robottone che stavamo utilizzando, non facendoci colpire, ma in realtà ci ha colpiti proprio in faccia. E andiamo tecnicamente a riattivare un'altra pompa, che è questa. C'è modo per andare là sopra? Ok, disattivata. Ok, mi sa che là sopra non ci arrivo. Quindi si torna indietro. 4 pompe su 8 disattivate. E ce ne stanno ancora un pochino da fare. Siamo a metà del lavoro. Ma dov'è che devo andare? O su o giù? Chiudiamo l'ascensore. Andiamo su o giù. Poi dovrò tornare anche indietro e andare giù. Olè. Per il momento andiamo giù. E vediamo che cosa ci sta giù. Intanto qua sparo un po' a ca... Snake? Nope. Ho trovato Snake. Attiviamolo. Anche se potrei presupporre che cosa potrebbe fare Snake. E presuppongo che si attiverà quando muoio. Fare tipo Snake? 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 Vole... Vole... Volevi... Questo cosa fa? Sposta lì... Ok, forse devo tornare al mio corpo e prenderne un altro. Adesso che ho chiuso quel raggio laser. Non facendoci ovviamente uccidere, perché sennò perdiamo anche l'altro robot. Ok, aspetta. Olè. E questo ci serve a nulla, perché le casse lì non le ho. Ok, devo aspettare che il coso si avvicini abbastanza. Correre come una caprettina, mettermi qua sotto, se no quello mi sgama, e andare a questo che mi sposta quello lì. E poi questo torna indietro. Ok, quindi separiamoci, torniamo al nostro corpo, torniamo qua. Oh, attenzione, da spara spara, fuggi fuggi, è stato abbastanza criptico come gioco, eh. A parte che i toni sono anche abbastanza, tra virgolette, abbassati in questo momento. Non c'è così tanti nemici, combattimenti. Siamo abbastanza tranquilli. Allora, devo arrivare laggiù. Molto in fretta. No, fermo! Ok, rotola. Super rotola. Attiva il coso. E siamo a posto. Siamo per un cavolo a posto. Allora, fermi tutti. Distruggiamo prima le torrette, va? Che sono un po' più ostriche dei robottini. Ok. Ok. Prendiamo questi cubi. Non riparare tu. Ok. Ok. Ehi, hey, ciao mega robottone! Come va la vita? Aia. Recuperiamo tutti
cubetti, torniamo giù. Ciao amico. Ma ok, uccidiamo lui, spariamo a quelli là sotto. Qualche contatto? Ti stanno sparando il tuo amico, ancora niente. E muore. Complimenti amico, hai proprio notato il nemico che ti sparava. Perfetto. Missione completata, possiamo procedere. Uccidendo tutti quelli che incontriamo lungo la strada. Perfetto. Torniamo su. Hanno riparato la torretta. Le torrette. Malefici. Che ops. Non l'avevo notati, lo ammetto. Boss, I have the information you requested. Ancora oscuro? What the hell is happening in Nakamura? There is an intruder in their space station. Defenses have been ineffective and the intruder is now altering the composition of the biofluid. The fluid. That's why our agents are starting to dispute. Shadow, sneak into Nakamura's space station and find that intruder. I want to know who it is and who they work for. Consider it done, boss. Avrò una spia. C'è un nemico non della Nakamura. Pare si era capito che sarebbe arrivato un nuovo questo tipo. Rigenerazione. Per la mia felicità. Ma torrette. Maledette torrette. Però fa male lo sparabanane. Ok, fatto ciò, morite. Là non posso andare perché la porta è chiusa. Quindi andrò su. Ok, mi sa che dovrò separarmi dal mio corpo per vedere tutte le anime dell'ascensore. Ok, e me lo butto dove? Buonissimo, cioè. Vieni, chiamiamo il nostro ascensore. Qua sotto non c'è niente. Ehi ascensore, ti sei dimenticato di me, lo sai, vero? Cioè, in realtà non è che ti sei dimenticato, però... Perché come riesco a prendere quel coso? Non ci voglio credere. Allora, come prendo il coso senza dovermi fare tutta questa trafila del chiama l'ascensore? Non lo posso evitare, vero? L'ho potuto evitare. Mi rimangio quello che ho detto, l'ho potuto evitare. Allora, torniamo un attimo qua. Ci ripariamo, perché come sapete non voglio morire per la terza volta di fila, se è possibile. Andiamo su. E sopra ci sta. Nulla per il momento. Tanta roba per il momento. Ok, destra, sinistra, sinistra. Giro, andiamo prima a sinistra. Hello. Quanto vi odio. Così inutili, invisibili. Aspettiamo un attimo, torniamo. Ok. Volevate farmi il fregotto, ma non ce l'avete fatta. Ciao amici. Ok, lì sotto c'è, sono due cose. Adesso è stato chiamare giù l'ascensore. Rigenerazione. Negozietto. Con aumento di pistola, aumento della vita, va bene. Aumento di pistola, va bene. Due droni va ancora più bene. E ci ripariamo pure. Ed è perfetto. Ok. 80 strade ancora da intraprendere. Però abbiamo raggiunto il nostro limite di tempo. So, vediamo giusto ancora cosa c'è in quest'altra stanza. Perché tutto c'è un nemico. Tanta roba fastidiosa. Ok ragazzi,
Io direi che per questa parte ci possiamo salutare qui. Quindi io vi ringrazio della visione, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Qui da Shen è tutto. Bye bye. Ciao!